Ciao a tutti, lettori di Ginger, e ciao Greta Venchi, Ciao. bentornata. Ci siamo già visti in realtà qualche tempo fa, in occasione del Giffoni, a memoria. Come stai, Greta, Vero? innanzitutto? Molto bene, grazie. Siamo qui per la presentazione del tuo singolo, il tuo primo singolo, che in realtà è uscito qualche giorno fa. La canzone si chiama Fuori di me. Raccontaci innanzitutto com'è nata questa canzone. Questa canzone è un po' un tassello che unisce due mondi, unisce la Greta che molti conoscono da YouTube e una parte di me che avevo bisogno di capire e che negli anni ho provato a capire e ho creato diversi tipi di mondi, per così dire. Sono appassionata di diversi generi musicali e avevo bisogno di capire quale fosse la cosa più giusta per me e questo impiegato del tempo e quindi adesso fuori di me. La canzone ha un bel messaggio e volevo capire se il messaggio della canzone, che magari qualcuno potrebbe anche essersi perso, è dedicato solo a te oppure invece è anche un messaggio che tu dedichi ai tuoi fan che magari sono stati oggetto per esempio di critiche sui social, di bullismo, cose di questo tipo. Raccontaci quindi appunto il significato di questa canzone. Una cosa bella, della musica è che ognuno può trovarci qualcosa di diverso e qualcosa di bello. Ci sono tantissime canzoni anche di tempi passati, di realtà passate, che poi sì, che possono aiutarti in momenti completamente differenti della tua vita. E io ci tengo che un po' ne facciate quello che vogliate di fuori di me, perché io ne ho avuto bisogno di essere fuori di me e penso che un po' tutti delle volte ne abbiamo bisogno e spesso ci si dimentica di lasciarsi andare per la paura di non potersi rivedere negli altri, di essere parte di qualcosa, perché un po' tutti abbiamo bisogno di sentirci parte di qualcosa, perché delle volte ci si sente un po' smarriti. E un po' io volevo gridare al mondo di non aver paura di essere solo tu, perché ognuno nel singolo può essere qualcosa di davvero speciale. Quindi sicuramente esisterà qualcuno di migliore, però non esiste nessuno nello specifico come te. E quindi per me fuori di me è questo. Avrei voluto cantare tante differenti cose, però volevo cantare una cosa che fosse davvero Greta e penso che questo lo sia. Questo è un singolo singolo oppure è l'inizio di un progetto magari più ampio o l'anticipazione di qualche altra canzone sulla quale magari stai lavorando? Questo è davvero un tassello per me. Per me questo è qualcosa di importante che mi unisce due realtà e due mondi diversi, parte della stessa essenza che è Greta. E ho bisogno di vivere giorno per giorno, ho bisogno di vivere oggi senza pensare a domani perché mi provo una grande ansia, ad essere onesta, perché non so assolutamente domani come mi sentirò. E quindi in realtà oggi è fuori di me, domani si vedrà se Dio vuole, come diceva sempre la signora Anna. Che sono i tuoi punti di riferimento adesso? Ti dirò, ascolto musica molto diversa, poi sicuramente lo sanno già tutti perché ho sempre una canzone per ogni cosa che provo. Ci sono dei giorni che ho bisogno di ascoltare hardcore pesante con i BPM che vanno più forti del mio cuore e dei miei pensieri e dei giorni che magari ho voglia di ascoltare i Queen o Battisti o David Bowie o Senti, se dovessimo girare un film sulla tua vita, magari un Sì. documentario, quali sono i lati del tuo carattere, della tua vita, che magari i tuoi fan ancora non hanno conosciuto e che invece ti piacerebbe, venissero espressi? Mi sembra sempre di raccontare tantissimo di me, però di solito non lo argomento, nel senso che lancio un'infinità di cose, però non ne apro mai nel profondo, nello specifico.
Molti mi dicono recentemente che sembro sempre felice, mi chiedono com'è possibile che tu sia sempre felice e mi trasmetti sempre tante energie positive. La verità è che le cerco anche, cerco di manifestarle, cerco di muovermi in quella direzione e la verità è che nei momenti in cui sento il peso più grande dell'esistenza di polvere, di universo e letteralmente tra 100 anni tutti quelli che conosco non esisteranno più, in quei momenti cerco di distrarmi e cerco di pensare che comunque finirà quel momento e che non avrò più tempo per pensare se continuo a muovermi e continuo a creare energia e lavoro, ed è quello che mi fa stare meglio. Forse la scienza mi fa stare meglio perché non mi dà delle risposte precise, che mi piace questa cosa perché odio sapere poi nello specifico, insomma, che toglierebbe tutte le toglierebbe la voglia di scoprire e la meraviglia, e però comunque mi aiuta a creare dei ragionamenti e mi piace ragionare su quello invece che ragionare su le mie cose. Ti faccio un'ultima domanda: se quindi io ti dovessi chiedere un Greta Menchi what's next, tu mi risponderesti probabilmente non mettermi ansia, voglio pensare al presente, o invece hai qualcosa che bolle in pentola? No, ti risponderei che per me già è tanto sentirmi come mi sento in questo momento e quindi sono molto felice che ciò possa succedere a me e quindi potrò manifestare solo cose positive da questo momento in poi. Ciao ragazzi, l'ultima volta che ci siamo visti molto probabilmente avevo i capelli mezzi sciolti e vivevo una vita completamente diversa. Adesso è cambiato tutto, non so quando ci rivedremo, ma intanto io vi mando un abbraccio forte e vi auguro tanta positività e gioia.